continua la protesta dei lavoratori del Consorzio Agrario di Pavia contro la chiusura dell'attività. Oggi una parte dei 27 dipendenti si è riunita davanti agli uffici del Consorzio alla cupola Arna Boldi in pieno centro città. Clamoroso fuori programma durante la visita elettorale del segretario federale della Lega Salvini, una ventina di rappresentanti di Forza Nuova ha fatto irruzione in sala per contestare lo stesso Salvini, colpevole secondo loro di fare propaganda sull'euro dopo aver votato la ratifica del Trattato di Lisbona nel 2008. Un incidente stradale con un pauroso ribaltamento è accaduto poco dopo le 10 in Oltrepò a Torricella Versate, coinvolte tre persone tra cui due anziani di 84 e 89 anni, sul posto anche i vigili del fuoco, fortunatamente ferite di non grave entità. Blitz antidroga degli agenti di polizia locale a Vigevano, tre studenti residenti in Lomellina nei guai, rinvenuto in loro possesso un quantitativo di hashish. All'arrivo degli agenti, tre giovanissimi avrebbero tentato di disfarsi della droga senza però riuscirci. 25 bambini della scuola elementare Canna di Pavia e una indimenticabile mattinata al maneggio per apprezzare la bellezza di una lezione a cavallo. È il progetto Scuola Export, imparare divertendosi alla ricerca dello sport ideale. Mercoledì 2 aprile, buonasera, bentornati a Pavia Italia, come sempre buonasera Chiara Antico. Buonasera Francesco, buonasera a tutti. Lo avete sentito, continua la protesta dei lavoratori del Consorzio Agrario di Pavia contro la chiusura dell'attività. Oggi una parte dei 27 lavoratori si è riunita davanti agli uffici del Consorzio alla cupola Arna Boldi, in pieno centro a Pavia. Il Consiglio di Amministrazione ha deciso che il Consorzio è chiuso, noi lo teniamo aperto da fuori. Venga a trovarci in strada Bellinge. Fatta assicurazione lo può trovare in strada Bellinge. Non si arrendono i lavoratori del Consorzio Agrario di Pavia e continuano la loro protesta contro la chiusura dell'attività di via Bellingera. Dopo la lunga giornata di ieri e il duro confronto con il presidente Giuseppe Ghezzi, che alcuni mesi fa aveva annunciato un buco di bilancio di oltre 20 milioni di euro, oggi una parte dei 27 dipendenti si è riunita davanti agli uffici del Consorzio in cupola Arna Boldi, in pieno centro storico. Un volantinaggio per chiedere di non lasciar morire una realtà che da oltre 100 anni è al servizio dell'agricoltura pavese, e durante la protesta i lavoratori hanno fermato e chiesto spiegazioni anche all'ex presidente e attuale vicepresidente del consorzio Tiziano Curti. Un incontro infruttuoso, hanno spiegato poi i dipendenti, che continuano a chiedere le dimissioni dei vertici dell'azienda. La protesta dei capellini bianchi non è ancora finita. Oggi mercoledì, giorno di mercato, abbiamo pensato di essere presenti in una piccola rappresentanza. Vogliamo tenere viva l'attenzione sul consorzio agrario. È una realtà importante nel nostro territorio, 100 anni e più al servizio dell'agricoltura. Il consorzio non deve chiudere. Questo è il messaggio che abbiamo voluto lanciare ai nostri agricoltori. Un episodio tragico, Chiara, ci porta a Giussago. Esatto Francesco, dove un 41enne si è tolto la vita all'interno della sua abitazione proprio di Giussago. Si sarebbe impiccato con una corda legata ad un attrezzo da ginnastica fissato sulla porta della camera da letto. L'uomo ha lasciato un biglietto d'addio. Sconosciuti per il momento i motivi del tragico gesto, sul posto per tutti gli accertamenti del caso sono intervenuti i carabinieri della stazione di Certosa. Non ci sono dubbi sulla natura volontaria del gesto, è stata comunque disposta l'autopsia sul corpo del 41enne. Cambiamo decisamente argomento. Clamoroso fuori programma durante la visita elettorale del segretario federale della Lega Nord Matteo Salvini. Una ventina di rappresentanti di Forza Nuova ha fatto irruzione in sala per contestare lo stesso Salvini, colpevole secondo loro di fare propaganda sul tema euro dopo aver votato nel 2008 la ratifica del Trattato di Lisbona. Guardate cos'è accaduto. Ma ci rende un applauso a chi ha vinto la serata, dai, grazie.
Un inatteso fuori programma, con tanto di striscione, srotolato davanti al popolo del Carroccio, radunato al Broletto per la presentazione della lista per le prossime comunali. La Lega contro l'euro è un pesce d'aprile, il messaggio recapitato da una ventina di rappresentanti di Forza Nuova al segretario federale Matteo Salvini, colpevole, secondo i contestatori, di fare propaganda sul tema euro dopo aver votato nel 2008 la ratifica del Trattato di Lisbona, documento con cui gli Stati dell'Unione Europea hanno di fatto accolto le regole della nuova comunità. Una contestazione di pochi minuti che non ha però fermato la serata di festa a tinte verdi. Accolto dai militanti e dai principali rappresentanti del partito sul territorio, Salvini ha rilanciato l'alleanza con Forza Italia. Una coppiata vincente, ma solo a livello locale, ha sottolineato il segretario del Carroccio, che ha reso Pavia un esempio da seguire tra le amministrazioni locali appoggiate dalla Lega. Pavia è un esempio di buon governo, è una città viva, è una città che guarda avanti, è una città che cerca di dare lavoro, di offrire cultura, e quindi contiamo che il centro-est continui a ben gestire Pavia. Un nuovo mandato con l'auspicio di poter vedere sempre più Lega tra i banchi del Consiglio Comunale, ha precisato Salvini, che si è inoltre detto convinto di poter chiudere la partita elettorale già al primo turno. Conto che il centrodestra continuerà ad avere il consenso dei cittadini, penso fin dal primo turno, perché la sinistra è poco e niente. Mi interessa che ci sia tanta Lega, che i pavesi rieleggano sindaco Cattaneo, che è un bravo sindaco, però con tanta Lega in Consiglio Comunale, perché a volte anche gli alleati di Forza Italia hanno bisogno di essere richiamati all'ordine, quindi la Lega serve a questo. Un incidente stradale con un pauroso ribaltamento è accaduto poco dopo le 10 in Oltre Po, Torricella Verzate. Una carambola spaventosa con un'auto che si scontra con un'altra e dopo l'impatto resta appoggiata su un fianco di fronte al bar del paese. È accaduto poco dopo le 10 di mattina in via Roma a Torricella Verzate. Una donna di 84 anni che viaggiava con il marito di 89 è stata estratta dall'abitacolo dai vigili del fuoco sotto shock, ma sembra senza gravi conseguenze. Secondo una prima ricostruzione, l'auto su cui viaggiavano i due anziani, entrambi residenti in paese, si sarebbe portata in centro strada per lasciare spazio a un camioncino che stava per immettersi sulla via. Nell'effettuare questa manovra, complice la strada piuttosto stretta, si è scontrata con un'altra auto proveniente da Mornico, condotta da un uomo di 67 anni, finendo per ribaltarsi in mezzo alla strada. Oltre ai carabinieri di Santa Giulietta, a due ambulanze e a un'auto medica sono intervenuti i vigili del fuoco che, come detto, hanno estratto l'anziana donna dalla vettura facendola passare dal portellone posteriore. I tre anziani coinvolti nell'incidente, per fortuna, non sarebbero in gravi condizioni. E un altro incidente, Chiara, questa volta a Bressana Bottarone. Cos'è accaduto? Sì, Francesco, un incidente stradale si è verificato questa mattina, poco dopo le 11, lungo la strada provinciale 1 nel territorio di Bressana-Bottarone. Si tratterebbe di uno scontro tra due auto. State appunto vedendo le immagini che documentano il sinistro avvenuto in mattinata. Sarebbero due le persone coinvolte nell'incidente, un ragazzo 27enne e un uomo di 61 anni. Sul posto tempestivo l'intervento del personale medico del 118 giunto con un'ambulanza. Fortunatamente, malgrado l'impatto abbia provocato danni alle due autovetture coinvolte, entrambe le persone soccorse non avrebbero riportato ferite di seria entità. L'incidente, come detto, si è verificato poco dopo le 11 di questa mattina lungo la strada provinciale 1 nel territorio di Bressana Bottarone. Controlli antidroga degli agenti di polizia locale a Vigevano, i tre studenti residenti in Lomellina finiscono nei guai. Questa mattina avevano deciso di marinare la scuola ed andare a fumare uno spinello all'interno del giardino di Via della Costa, a Vigevano. Scelta che è costata molto cara a tre studenti residenti in Lomellina, sorpresi dagli agenti di polizia locale che hanno rinvenuto in loro possesso 3 grammi di hashish. Questo è quanto emerso dagli ultimi controlli antidroga svolti in mattinata da nucleo operativo e unità cinofila coordinati dal commissario capo Gianluca Mirabelli. All'arrivo degli agenti, il trio ha tentato di disfarsi della sostanza stupefacente gettando l'involucro nell'erba. La droga è stata comunque rinvenuta dal cane canto e sequestrata. I tre ragazzi invece, tra cui un minore, sono stati segnalati alla prefettura come consumatori. Importanti operazioni della polizia locale, questa volta a Pavia, in poche ore 3 sgomberi.
Tre sgomberi a distanza di poche ore, non si fermano le operazioni della polizia locale di Pavia contro le occupazioni abusive. L'ultima in ordine di tempo questa mattina, attorno alle 7, quando una pattuglia è intervenuta in via Filzi, di fianco al supermercato Esselunga, dove sono state trovate due tende da campeggio vuote, ma con all'interno rifiuti di vario genere. Sul posto sono intervenuti gli operatori di SM che hanno liberato la zona. Ieri mattina invece altre due operazioni di sgombero in zona San Lanfranco, la prima in uno stabile disabitato dove i poliziotti hanno trovato due romeni di 38 43 anni, entrambi senza fissa dimora, allontanati e poi segnalati alla Procura della Repubblica. La seconda operazione vicino al cimitero di San Lanfranco, dove un altro romeno di 49 anni aveva occupato una casupola, trasformandola in un rifugio di fortuna con tanto di allacciamenti alla linea elettrica. Anche lui è stato allontanato e denunciato per furto di energia. E non si ferma neppure l'attività di contrasto al vandalismo della polizia locale. Ieri sera una pattuglia ha colto sul fatto un writer in piazza del Lino, un italiano di 19 anni, mentre scriveva sui muri con un pennarello. Si tratta della stessa persona che aveva imbrattato i muri di Palazzo San Tommaso e di Via Teodorico in altre circostanze, più volte ripuliti durante i cleaning day. Il ragazzo è stato identificato e denunciato. E rimaniamo Chiara a Pavia per segnalare nelle scorse ore l'intervento degli artificieri. Esatto Francesco, intervento del nucleo artificieri della polizia a Pavia in via Milazzo, dove un cittadino ha rinvenuto un ordigno sospetto. Per questo ha contattato il 113 dopo aver notato mentre camminava lungo una strada sterrata un oggetto che a suo dire sembrava una mina antiuomo. Giunti prontamente sul posto, gli operatori della squadra volante hanno individuato l'oggetto di metallo di forma circolare. La zona è stata messa in sicurezza in attesa dell'arrivo degli artificieri che hanno escluso si trattasse di mina antiuomo. L'ordigno è stato comunque fatto brillare con carica esplosiva e ultimate le fasi di bonifica tutto è tornato alla normalità. E controlli in mattinata al mercato di Vigevano da parte della polizia locale, impegnata con 3 auto del reparto radiomobile e 4 operatori dell'ufficio commercio. 100 gli autocarri controllati dalle 6 alle 7.30 in ingresso all'area mercatale. 2 erano privi di revisione, 1 di assicurazione e un quarto ambulante era in possesso di patente scaduta. Per questo i 4, 2 italiani e 2 stranieri, sono stati sanzionati. Inoltre 2 ambulanti, un cinese e un marocchino, sono stati multati perché sprovvisti di carta di esercizio in formato telematico necessaria per l'espletamento del commercio su area pubblica, sanzione da 1000 euro a testa. E andiamo a Pavia, invece ha finto di sentirsi male e poi ha rubato la pensione a un uomo che l'aveva appena riscosso nell'ufficio postale di Viale Indipendenza. È successo questa mattina in Viale Repubblica. Il truffatore è fuggito a piedi con un bottino di circa 900 euro. Cambiamo decisamente argomento, andiamo nel territorio di Certosa di Pavia, dove questa mattina sono stati presentati importanti progetti viabilistici. Gli abitanti della zona dicono di avere perso il conto di quante volte si sono ritrovati a recuperare forme di formaggio e mozzarelle finite nella roggia dopo incidenti di camion che a causa della sede stradale troppo stretta scivolavano giù dalla banchina. Siamo fra Certosa di Pavia e Giussago, nella via che porta alla stazione e allo stabilimento Galbani. Da qui passano decine di camion ogni giorno e il muro, oltre la roggia, è proprio quello del monumento. Si capisce così l'importanza dell'intervento che porterà all'allargamento della strada e alla realizzazione di una pista ciclabile. Questa strada di 4 metri diventerà di 7,50 più la pista ciclabile, ci sarà un collegamento con delle curve molto più dolci per permettere a tutti i mezzi pesanti che vanno sia alla Galbani che ai pendolari che vanno in stazione di Certosa di percorrerla in modo adeguato. Il costo dell'opera è di 500.000 euro, la provincia ne mette 100.000, 400.000 arriveranno da fondi europei che la regione, su intervento del governatore Maroni, ha sbloccato un attimo prima che venissero dirottati ad altro. Nel progetto è prevista anche la chiusura da traffico veicolare di un tratto di provinciale fra stazione di Certosa e l'abitato di Giussago, un altro pezzo della maxi ciclabile che dal parco della Vernavola arriverà fin quasi a Milano. Permette di connettere col sistema ciclabile di Certosa e quindi col parco, attraverso il parco Visconteo, col parco della Vernavola, e sarà quindi sempre più agevole arrivare da Pavia a Certosa non solo seguendo l'alzaia dei Navigli ma anche passando adesso il parco della Vernavola in pieno quindi parco Visconteo, rivalutando anche questo che era, è sicuramente uno dei punti più interessanti dal punto di vista storico-ambientale dell'Interland pavese. Nell'area si trova anche il parcheggio della stazione, tristemente conosciuto per la sua inadeguatezza in termini di numero di posti macchina e per gli allagamenti ai quali è soggetto nella parte non asfaltata. Per completare la riqualificazione del complesso, dal comune di Giussago si sono già attivati anche in questo ambito. Siamo la prima stazione, quindi riceviamo il flusso delle auto che arrivano dall'Oltre Po, comunque da altre zone, dalla stessa città di Pavia, perché il parcheggio è a pagamento e quindi da qui partono per
dirigersi verso Milano. Su questo aspetto stiamo lavorando in sinergia con lo stabilimento Galbani, perché attualmente il parcheggio ospita sia i dipendenti Galbani, quindi gli autoveicoli dipendenti Galbani, che dei pendolari. Stiamo lavorando con Galbani per ritrovare una soluzione per separare le due aree e cercare di sistemare definitivamente il comparto, offrendo anche il servizio del parcheggio e quindi sistemando il comparto della viabilità. Continua l'azione di contrasto dei carabinieri a Voghera contro i furti di notte. Un arrestato nelle scorse ore. Sentite anche il curioso bottino dell'uomo. Anche le uova di Pasqua finiscono per attirare sgradite presenze. E così è accaduto che a Voghera la notte scorsa un negozio storico sotto i portici di Piazza Duomo è finito nel mirino di un ladro di cioccolato, che però, come prevedibile, ha trasformato il colpo in un pasticcio ed è stato preso dai carabinieri mentre fuggiva dopo aver arraffato circa 400 euro di merce. L'uomo, un 41enne di Voghera, già noto alle forze dell'ordine, ha raggiunto il retro del negozio forzando una porta secondaria del municipio adiacente. Giunto nel cortile interno ha afferrato le uova di Pasqua e si è dato alla fuga, ma in Piazza Duomo ha trovato ad aspettarlo i carabinieri, che dopo un breve inseguimento l'hanno arrestato e rinchiuso in caserma in attesa del processo. La refurtiva è stata tutta restituita agli esercenti, anche se nel parapiglia dell'arresto qualche uovo è finito in frantumi. La cronaca ci riporta a Vigevano, un tentativo di suicidio sventato nelle scorse ore. È scappato dal centro di psichiatria e si è diretto verso il casello 10 con l'intenzione di togliersi la vita gettandosi sotto ad un treno. È accaduto nel primo pomeriggio di ieri a Vigevano, dove un 46enne sottoposto a cure psichiatriche è fuggito dal centro nel quale si trovava in cura per tentare il suicidio. L'uomo, dopo aver comunicato alla propria dottoressa le sue intenzioni, si è dato alla fuga dirigendosi verso il casello 10 per togliersi la vita sotto il convoglio Milano-Mortara. La donna ha allertato subito la squadra volante del commissariato di Vigevano, che in collaborazione con la polizia ferroviaria ha subito provveduto a bloccare il treno in arrivo. Provvidenziale quindi l'intervento delle forze dell'ordine, che hanno bloccato l'insano gesto. Giunti sul luogo, gli agenti hanno poi riaccompagnato il 46enne presso la struttura nella quale era in cura. Con le notizie, Chiara, ci trasferiamo a Marcignago. Furto sventato nella notte dai carabinieri dell'aliquota radiomobile a Pavia, che sono intervenuti a Marcignago sorprendendo tre giovani mentre scavalcavano verso l'esterno la recinzione di un'abitazione con in mano oggetti vari. Alla vista dei militari il trio si è dato alla fuga liberandosi di quanto rubato, ovvero un televisore, gioielli e documenti abbandonati e restituiti quindi ai legittimi proprietari che si trovavano in casa durante il furto, ma non si sono accorti di quanto stava accadendo. E un altro furto in abitazione nella notte a Barbianello, anche in questo caso i proprietari si trovavano in casa durante il colpo, solo il padre di famiglia avrebbe avvertito il rumore della propria auto che i ladri hanno utilizzato per fuggire. Sono stati asportati inoltre 100 euro in contanti e alcuni oggetti in oro. A Vigevano questa mattina sono stati presentati importanti interventi in materia stradale con il sindaco Andrea Sala in frazione Piccolini. Noi abbiamo accolto in pieno quelle che sono le richieste dei cittadini fatte nelle riunioni e negli incontri. Quei piccolini a un certo punto i marciapiedi erano interrotti e mancano degli attraversamenti protetti che consentono comunque ai residenti della frazione di poter utilizzare, voglio dire, il loro luogo in modo appropriato senza essere a rischio di incolumità a causa degli automobilisti. Quindi abbiamo previsto un allungamento del marciapiede verso l'esterno e due passaggi protetti rialzati che mettono in sicurezza la frazione stessa. Noi abbiamo suddiviso un insieme di risorse che vanno a toccare tutti i quartieri della città. La città è fatta di un centro che va reso sempre migliore, ma va fatta anche tutta una politica attenta sulle periferie ed è quello che stiamo andando ad attuare. Il costo invece di questi lavori? Allora, sui piccolini l'investimento è di circa 41-42 mila euro. 25 bambini della scuola elementare Canna di Pavia e una indimenticabile mattinata al maneggio per apprezzare la bellezza di una lezione a cavallo. È il progetto Scuola Export, imparare divertendosi alla ricerca dello sport ideale.
25 bambini tra cavalli mansueti e l'aiuto di istruttori ed insegnanti molto pazienti. Nasce così una giornata lontano dalle aule scolastiche e dal chiuso delle palestre, magari alle prese con esercizi noiosi. Qualche ora al maneggio per capire come si striglia un cavallo e per provare a farci un giro aiutati dagli istruttori. Un nuovo modo di promuovere lo sport, particolarmente apprezzato dai 25 bambini della quarta A della scuola elementare Canna. È da 2 anni che vado a cavallo, quindi, cioè, però mi sono divertita. Ti è piaciuto andare a cavallo? Sì, tantissimo. Dopo Matteo mi ha chiesto se ero terrorizzata di andare a cavallo. È vero, era terrorizzata. Sì, abbiamo imparato a mettergli zoccoli al L'iniziativa rientra nel progetto Scuola Export, che fino ad oggi ha prodotto più di 150 incontri, coinvolgendo 2.500 bambini di 12 scuole elementari della città, 28 società sportive e 20 discipline, da quelle tradizionali come calcio e basket fino ad arrivare a danza, rugby ed anche ping pong. Oltre allo sport così raccontato e vissuto in televisione, o lo sport così per antonomasia, anche le discipline cosiddette minori hanno la loro importanza. E hanno importanza perché i bimbi possano scegliere quella che meglio loro aggrada. Un modo per divertirsi alla ricerca dello sport ideale, ma anche un utile strumento di apprendimento e maturazione. Anche dover diciamo stare attenti al comportamento non solo dell'animale stesso, ma anche di sé. Quindi direi che è molto positivo, insomma, prendersi cura anche di un altro essere vivente, direi che è sempre positivo. E con le prossime immagini torniamo invece a Vigevano, tradizionale messa di precetto pasquale questa mattina per le forze dell'ordine. Hanno partecipato come sempre i rappresentanti delle forze dell'ordine, dell'amministrazione comunale e delle associazioni d'arma. Anche quest'anno il precetto pasquale ha rappresentato un momento di riflessione e aggregazione. State vedendo proprio le immagini girate in mattinata, la presenza appunto di tutti i rappresentanti delle forze dell'ordine. Un precetto, come dicevo, che rappresenta tradizionalmente un momento di riflessione e aggregazione per tutti gli appartenenti all'istituzione, oltre che un'occasione per avvicinarsi alla Santa Pasqua, ormai imminente. La messa di precetto pasquale è stata officiata questa mattina in Duomo, ecco, lo state vedendo, dal Vescovo Monsignor Maurizio Gervasoni. La particolare cerimonia, che ha organizzato ormai da diversi anni, è un'occasione di incontro non soltanto per festeggiare la Santa Pasqua, ma anche per mantenere elevato lo spirito di collaborazione tra tutte le forze armate e di polizia che operano nel nostro territorio. E state appunto vedendo alcune immagini girate questa mattina. Chiara, con le notizie invece torniamo a Pavia. Un fatto curioso è avvenuto questa mattina all'INPS di Pavia, dove i medici del 118 sono intervenuti per soccorrere 2 persone, una dipendente colpita da un attacco d'ansia dopo aver avuto un diverbio con una cliente e una terza donna che sarebbe stata colpita da malore dopo aver assistito alla scena. Entrambe sono state trasportate in ospedale, nessuna in gravi condizioni. Cambiamo decisamente argomento. Durante l'ultimo consiglio comunale, presieduto dal sindaco uscente, parliamo di Dorno, Dina Passerini, c'è stato un momento speciale, uno di quei momenti che insomma verranno ricordati nella comunità di Dorno. Una piccola cerimonia per salutare la segretaria comunale, la dottoressa Tiziana Broglia, giunta alla pensione. Quindi, conclusa la seduta del Consiglio Comunale, che è l'ultima per la dottoressa Tiziana Broglia e penso anche per me, e vogliamo festeggiare la nostra segretaria che dopo una lunga carriera iniziata il 1 settembre 1979, il 1 aprile 2014 potrà godere un meritatissimo pensionamento. Allora, abbiamo pensato proprio in base ai comuni presso i quali la dottoressa Broglia ha lavorato, insieme noi 3 sindaci ci siamo consultati e abbiamo pensato proprio di rappresentare con ciascun comune con il proprio stemma. Quindi pensiamo, ecco, che ogni volta Tiziana guarderà questa targa, ricorderà
parte della sua vita, certo. Gran parte direi della sua vita. Io la definisco una segretaria al pari di una Ferrari, con un motore potente e sempre efficiente, anche se predilige spostarsi con auto utilitaria. Chi ha modo di conoscerla non può che apprezzare le sue capacità professionali, la sua dedizione al lavoro, la sua instancabilità, ma soprattutto la sua grande umanità. Ecco perché è ritenuta una delle migliori, se non la numero uno, lo so che lei non vorrebbe mai così, la numero uno tra i segretari comunali della provincia. Certo, per giungere a questo livello è stata supportata anche dai suoi familiari che sono qui presenti. I familiari che l'hanno sicuramente supportata e che finalmente, architetto Simone, potranno godersela a tempo pieno. Tutti noi qui presenti vogliamo ringraziarti per ciò che hai fatto, ma anche per la persona che sei. Io da te ho imparato tanto, tanto veramente. E ti chiedo di mantenere viva la nostra amicizia. Io dico solo due parole molto semplici perché non sono una di tante parole, oramai mi conoscono anche a Mezzana, che mi ha fatto una sorpresa anche loro ieri sera, come anche a Scaldasole. Vi ringrazio tutti di cuore, ho avuto fortuna nel mio lavoro di trovare delle persone di grande sensibilità, di grande cuore, di grande umanità, con cui ho potuto condividere questi aspetti che sono fondamentali per il mio carattere, perché sono una persona abbastanza introversa, mi conoscete, e che mi sento un po' a disagio di fronte ad un pubblico che mi commuove tantissimo e sono profondamente e sinceramente commossa. Vi ringrazio di tutto cuore. È davvero un momento emozionante per la comunità di Dorno. Chiudiamo con la musica, il gruppo molto noto nel territorio, gli Zii di Matteo, compie 20 anni, quindi c'è stata una grande festa a Gravellona Lomellina. Noi ci fermiamo per due minuti.